Si è riunita oggi in Regione la commissione d'inchiesta per l'emergenza idrica in Abruzzo con l'audizione in videocollegamento del professor Mario Tozzi. Cambiamenti climatici, uso della risorsa idrica, da qui sino al prossimo futuro. La Regione Abruzzo, per la presidente della commissione Sara Marcozzi, deve impegnarsi nella ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione dell'acqua, programmando oggi. Ho voluto e pensato alla commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica non tanto per fare un'inquisizione al passato e ai responsabili del passato della situazione attuale, quanto per dare degli spunti a Regione Abruzzo e una visione alla nostra regione. Se parliamo di visione e di impiego futuro della risorsa idrica e anche delle risorse economiche per gestire la risorsa idrica, dobbiamo cercare di capire com'è il futuro, come sarà il futuro e anche come sarà il clima del futuro. Per questo ho voluto anche la presenza, insomma, del professor Tozzi, che è un luminare nel campo. Il professor Mario Tozzi ha parlato di cambiamenti climatici, la responsabilità è dell'uomo, ha ribadito. Ha parlato pure della dispersione d'acqua e dell'innevamento artificiale. Tozzi ha sostenuto che in Abruzzo si deve stare attenti anche per il turismo. Industrializzarlo basandolo sulla neve non sarà più possibile, ha detto. La permanenza del manto nevoso è poca, puntare su un modello diverso per lui. Tozzi ha spiegato che l'Abruzzo deve puntare su un turismo dolce, il cambiamento climatico sta cambiando evidentemente l'economia, per cui programmare e prevedere è essenziale. L'acqua va risparmiata, ha insistito, ma bisogna cambiare i modelli e non perdere tempo. La perdita dell'acqua potabile è importante, bisognerebbe intervenire anche sulla rete idrica, ma non è lì che sta l'idea del problema. Il problema sta lì negli usi, diciamo così, economici. Un altro uso particolarmente diciamo, idrovoro è quello appunto della neve artificiale che ricordavate. Per i dati che conosciamo sono quelli dell'arco alpino, si parla di decine di milioni di litri di acqua che vengono nebulizzati e ghiacciati con un uso esteso di energia, perché quella pure bisogna contare, e dunque con delle emissioni climalteranti conseguenti. L'innevamento artificiale è sempre l'ultima arma a cui ci si appella, ma col contesto climatico che fra breve provo a descrivere, credo che servirà molto. Pensa tu a veder sciare le persone in una striscia bianca in mezzo ai prati e alle montagne grigie. Le criticità sono tantissime, purtroppo tutti i cittadini abruzzesi le vivono quotidianamente sulla loro pelle, basti pensare alle dispersioni che arrivano a punte addirittura del 70%, interruzioni, razionamenti peraltro che vanno avanti per tutto l'anno, tutti i giorni in alcune zone della nostra regione, per cui questa situazione non è più accettabile. Ci sono oltre 60 milioni di euro di fondi del PNRR per digitalizzare le reti, quindi per controllarle in maniera capillare, cosa che rappresenta il presupposto per poi riparare eventuali danni.